Merry the Night, il titolo della mostra di Carlo Berri, di Carlo Verri, fotografo con la F maiuscola, fotografo di quelli di un tempo quando si usava a fare il bianco e nero. Qui dietro di noi sono le fotografie che tu hai fatto, certo, in bianco e nero, e spero che tu continui a fare ancora il bianco e nero, con, sì, tutto il rispetto per il colore. Ecco, questa idea, questa tua idea di fare i personaggi del mondo jazzistico. Ma l'idea è molto semplice. Io da giovane ho imparato ad amare il jazz, siamo alla fine degli anni 60, primi anni 70, e siccome ho sempre amato la fotografia, una cosa che avevo proprio dentro, e ho cominciato ad abbinare, diciamo, questa passione per la musica jazz alla fotografia, e ho scoperto pian piano che non ero poi così male. Quindi ho continuato, ho lavorato più di un quarto di secolo nell'ambito della fotografia jazz, girando per tutta l'Europa. Tutta l'Europa vuol dire Italia, Francia, Svizzera, Germania, Olanda, laddove si tenevano concerti, festival, in modo da riuscire a cogliere i musicisti. È stata una grande esperienza, è stata una bella fatica, perché cioè la gente non sa cosa c'è dietro un'immagine, come noi tutti non possiamo sapere cosa c'è dietro un'immagine di un altro fotografo, ma dietro le mie io lo so cosa c'è. Per cui è stato anche un divertimento, ho avuto tanti riconoscimenti, e, come si usa dire, la gloria è stata tanta, il resto magari meno, però è stata una grande passione. Un po' di talento c'era ed è stato anche alimentato da critici, da persone che mi hanno aiutato, nel senso a cercare di migliorarmi nell'inquadratura, nel modo di vedere il jazz, eccetera, eccetera. E questo è una parte del risultato della mia esperienza. Tenuto conto che io, insomma, il mio archivio è composto da circa 80.000 scatti che riguardano il jazz, quindi queste 100 immagini sono, sì, la somma, ma una piccola parte di tutto. Ecco, un consiglio che diamo ai giovani, perché adesso c'è gente che ha i soldi, c'è la digitale, si fa presto fare fotografie, si correggono queste fotografie, ti parlo da fotografo, so, sì. Ecco, queste fotografie vengono fatte ancora tuttora in camera oscura, elaborate in camera oscura, non certamente al computer con tutte le tecnologie che ci sono adesso. Un consiglio che possiamo dare ai ragazzi, perché tutti diventano fotografi, non si sa perché. Guarda, l'unico consiglio, al di là della tecnica che oggi è quella che hai detto tu, perché il mondo va avanti e quindi anche i grandi fotografi, io non sono tra quelli, ma anche i grandi fotografi si sono dovuti arrendere al digitale. La cosa più importante è una cosa sola, ragazzi: umiltà. Silmione dedica le sale di Palazzo Callas ad una mostra particolarmente interessante, bellissima, posso dire, da vecchio fotografo, ripercorre un po' il mondo del jazz, il mondo internazionale del jazz. Alessandro Matriccioli, sindaco di Silmione, credo che forse, al di là dei pittori simionesi i quali sono legati al luogo, ma forse credo che questa sia una delle mostre più belle che tu abbia inaugurato. Diciamo che negli ultimi anni il feeling con la fotografia e Sirmione è sicuramente cresciuto, e indubbiamente l'anno scorso abbiamo avuto Storaro e quest'anno abbiamo deciso dunque di continuare nel segno di una grande tradizione. Poi quando un'arte come l'arte della fotografia incontra un'altra arte come quella della musica e del jazz, penso che insieme possa diventare una miscela esplosiva che ti trasmette emozioni veramente significative e importanti. E dunque per noi è assolutamente un piacere, un onore ospitare Carlo Verri qui da noi. Mauro Parolini, assessore della Regione Lombardia al turismo, oggi in trasferta, possiamo dire, a Sirmione. Non ho fatto molta strada a presenziare un Sirmione, ma soprattutto una presenza per questa mostra internazionale. Palazzo Callas credo che sia un luogo ideale, soprattutto anche Sirmione. Certo, Sirmione si qualifica sempre di più come destinazione turistica di grande qualità, oltre che di grandi numeri, e che anima le proprie estati e non solo con iniziative di livello, come è questa. Una mostra fotografica di un grande fotografo
che ha fatto della sua passione per il jazz e della sua passione per la fotografia ha dato ad essi un risultato unico. Si vede in queste fotografie una grande partecipazione, un amore per la musica che viene comunicata. Iniziative come queste diano qualità ad un turismo che si rivolge a tutto il mondo. A Sirmione vengono turisti da tutto il mondo. La risposta che si dà non è solo la città, non sono solo le offerte ricettive e commerciali, ma è anche cultura. Ecco, io credo che l'unione di queste due offerte dica della qualità di un turismo che punta sempre più in alto.